Ciao a tutti e benvenuti ad un'edizione straordinaria di Tessila News. Quest'oggi vi daremo due notizie davvero inaspettate, ma sicuramente molto molto utili. La prima è la risposta ad una domanda, o meglio ad una richiesta che spesso viene giunta al nostro servizio di assistenza. Vale a dire, vorrei un filato in microfibra. Ebbene, quest'oggi, in questa edizione straordinaria, vi trasmetteremo questa informazione. La microfibra non esiste. La microfibra non è assolutamente una fibra, ma semplicemente una caratteristica di una fibra che, quando seguita da questo aggettivo, ne va a definire la finezza. Ebbene sì, si tratta solo esclusivamente di questo. Per legge, infatti, pensate che non è possibile scrivere sull'etichetta che un prodotto è 100% microfibra, ma è infatti obbligatorio nominare anche il nome del polimero che la costituisce. Infatti è opportuno indicare prima il polimero e poi, seguito appunto proprio dalla parola, microfibra. Il processo di lavorazione della microfibra si chiama microfilatura e può essere effettuato con quattro tipi diversi di fibre che possono anche essere mescolate tra loro. All'interno delle microfibre più diffuse c'è la microfibra di fibre acriliche. E parlando proprio di acrilico, oggi veniamo alla seconda notiziona di questa edizione straordinaria, vale a dire i nuovi colori del Bravissimo da 500 e di conseguenza anche da 50 grammi. Vediamoli uno ad uno. Verde acqua, curcuma, militare, prugna, viola veri peri e infine pelle. Disponibili ovviamente anche nella comodissima e pratica versione da 50 grammi. Come avrete sicuramente notato già anche negli altri Bravissimo da 500, adesso troverete finalmente il praticissimo Easy Start, che vi consentirà quindi di trovare facilmente l'inizio, il principio del tutto, vale a dire il principio del gomitolone, in modo tale che tirandolo fuori possiate davvero iniziare la vostra creazione in tutta semplicità. E questa edizione straordinaria di Tessila News si conclude qui. Io vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale YouTube e di attivare la campanella e noi ci vediamo al prossimo articolo o magari alla prossima edizione straordinaria. Ciao!